Ciao Gentaglia, vlog dal telefono, sono qualcosa come una settimana che cerco di registrare questo vlog, lo registro sempre dal, cioè anche Nana, non so se lo potete vedere, lo registro sempre dalla GoPro, però poi non ho mai il tempo di esportarlo, comprimerlo e tutte quelle cose che bisogna fare, perché sono un sacco impegnato in questo periodo, però sono un po' scomodo, così tornerò nella stanza tristissima, così voi direte, Alessandro non esce mai da quella stanza, che non è vero, alle volte la abbandono, tipo quando devo mangiare, o quando, guarda se la metto qui, o quando devo chiudere la porta. Ci sono ancora, questo vlog è già fantastico. Comunque, salve, allora, un sacco di cose da dirvi, da settimane praticamente, però appunto non ho mai il tempo, quindi... Come vedete, la spiazione va sempre benissimo. Prima cosa. Yeah, gli iMac, finalmente. Questo cambia un po' tutto in realtà. Perché il mio piano era, se non escono gli iMac, mi compro il MacBook. Perché il mio computer sta proprio morendo e ho bisogno di una nuova macchina per fare le cose. Di questo è Skype. Ho bisogno di una nuova macchina per fare le cose, ma Apple mi ha fregato. Ha annunciato gli iMac, ma li farà uscire a dicembre, la versione che voglio io. Quindi aspetterò sino a dicembre. E questo è il livello di commitment che ho, no? Di devo avere! Quindi, bene. Spero che lo faccia uscire all'inizio di dicembre, perché sennò poi sarà un casino, sarà Natale, non mi arriva più. Comunque... questo cosa significa? Quindi iniziamo con le brutte notizie. Significa che parliamone, il nuovo show che volevo iniziare a metà del mese prossimo, a metà novembre, fine novembre, slitterà magari a inizio dicembre o comunque quando mi arriverà il computer. Per me è indispensabile avere un'altra macchina sulla quale fare, parliamone, perché sennò non ce la faccio, il mio tempo è quello che è. Sono solo un essere umano che mangia molte caramelle, troppe caramelle. Comunque, detto questo, in questo momento sto importando Breaking Italy, quindi sì, è una lunga puntata di Breaking Italy, oggi credo che arriverà in ritardo, perché... ci ho messo un sacco a registrarla, sono partito tardi e ho parlato un sacco di cose, quindi con buona probabilità qualcosa verrà tagliata, ma sarà una di quelle puntate lunghissime che non arriva in orario, assolutamente. Poi che altro? Una delle ragioni per le quali sono così impegnato in questo periodo, sono impegnatissimo, è che appunto sto piano piano portando tutte le cose nella nuova casa. Voi non avete idea, cioè magari lo avete, però magari no, di tutte le cose che mancano in una casa, tipo non c'è niente, quindi sto organizzando il mio mondo in questo senso. In più sono spesso prono per terra che pulisco con una spugnettina di metallo e poi dopo con lo straccio e poi dopo col... perché quella casa non vedeva pulizia dal 1331,5. Conseguentemente, se i vecchi coinquilini, mi guardano, stanno guardando questo vlog, please, non so cos'è, vabbè, magari non avevate le mani. Comunque, sto facendo questa cosa, quindi sono praticamente sempre o al computer che lavoro a queste cose, o lì che trasporto cose, quindi aspettatevi di... Adesso non so se... In realtà quello che sto facendo, ve ne rendo partecipi, è io ho già tutto lì. Cioè, la casa è già funzionante. Mi manca internet lì, la cosa più importante. Sto aspettando che mi attivino la linea internet. E con aspettando che mi attivino la linea internet intendo che sto anche aspettando... Niente, sto aspettando quello. Sto aspettando che mi attivino la linea internet. Perché ovviamente non posso lavorarci. Non posso lavorare senza. Non posso fare Breaking Italy, non posso fare niente senza... Quindi, questo, quindi aspettatevi, a me piacerebbe tantissimo riuscire a spostarmi, non so, la prossima settimana, ma lo vedo un po' difficile, oggi è già giovedì. Quindi ipotizzo che vedrete questo background ancora,
per questa settimana sicuramente, la prossima in toto, perché poi se mi sposto lo faccio nel weekend, perché se no non ci riuscirei, devo fare le prove di luce, devo sistemare tutto, non è che posso un giorno sì, non gliela faccio. Questo, e con buone probabilità la settimana prossima un giorno salterà senz'altro, perché devo ancora fare cose burocratiche pallosissime, tipo andare di nuovo in comune. Quindi io non sono fatto per queste cose, non sono fatto per andare in comune e dire le cose delle persone reali, compilare dei fogli a mano, per me queste cose sono assolutamente aliene. Io vorrei poter compilare un foglio online, un form, e poi vorrei che tutto mi succedesse attorno, no? Tutta la burocrazia si autogestisse da sola, invece non è così. Quindi dovrò andare a prendere i numeri, fare file, poi orari, cioè gli orari per me sono terribili, io non ho tempo di niente, quindi non... Cioè, se ho da fare queste cose vuol dire che un giorno me lo devo prendere libero, e io odio i giorni liberi, perché a me piace fare quello che faccio, un sacco, mi piace fare questo. Quindi, poi un'ultima cosa, il quadro che sto facendo, che non avevo parlato, sto facendo un quadro che peraltro è uno dei... forse è il quadro più grande su questo stile che io abbia mai fatto, mi sta venendo molto bellino, è molto cupo rispetto ai miei quadri soliti. È un lavoro su commissione, quindi ho cercato di prendere quello che voleva uno di voi. Peraltro questa cosa sta durando dei mesi, proprio molti mesi. Mi ricordo sicuramente prima dell'estate mi era già stato richiesto da mesi di fare questa cosa, quindi mi dispiace per chi sta aspettando, per te che stai aspettando, non so se posso dire il tuo nome, che stai aspettando così tanto questo quadro, ma purtroppo il mio tempo è davvero poco, però sono contento di aver iniziato perché sta venendo davvero davvero molto bene, sono molto contento, è molto bello, secondo me. Poi adesso ogni volta deve asciugare l'olio è un tedio da usare perché si deve asciugare, ci mette milioni di anni, e poi rischi sempre che ripassi qualcuno e tipo distrugga la tela toccandola, perché e quindi ti rimane la storia. E quindi questo, mentre l'acrilico asciuga subito. E quindi c'è anche questo, sto finendo questo quadro, spero di riuscire a completarlo entro la settimana prossima, perché quando il quadro sta prendendo forma ti viene questa sorta di voglia di finirlo, perché all'inizio quando inizi a fare le forme, le prime cose basilari, dici oddio non ce la farò mai, verrà malissimo, verrà... Poi invece quando piano piano gli dai forma e vedi che sta diventando esattamente come lo vuoi, cioè allora sta diventando bellissimo, quindi... viene questo che però non puoi perché deve asciugare. Quindi tutte queste cose, parliamone quindi appunto a dicembre. Non vedo l'ora di fare un vlog nella nuova casa. Quando avrò il nuovo computer ci saranno anche più vlog sicuramente, perché avere davvero due macchine sulle quali lavorare è fantastico. Bei tempi. And good times. E questi erano dei routini alle caramelle. E basta, è più o meno tutto qui. Mi dispiace averlo registrato dal telefono, l'ho detto velocissimo, mi dispiace averlo registrato dal telefono, ma poi qua è un casino, voi non lo vedete in questo, e non ve lo faccio vedere perché, però gli ambienti nei quali sto vivendo in questo momento sono un casino, perché sono scatole, buste, cose, eccetera, eccetera. Quindi sì, comunque non vedo l'ora di farvi vedere la casa. Non ve la farò vedere, non vi farò un tour della casa, né dello studio, vabbè lo studio lo vedrete per forza, però non farò un tour a casa, magari ogni tanto registrerò dei vlog e voi vedrete gli scorgi, sarà una cosa molto misteriosa, non gliene frega niente a nessuno, il che mi sembra corretto. E quindi tutto qui.